Dopo un settembre e una prima metà di ottobre a vara di piogge con alte pressioni di stampo estivo che non lasciavano spazio a cambiamenti del tempo, ora sembra che la situazione si sia sbloccata. Un treno di perturbazioni atlantiche ci accompagna da metà mese e sembra continuare ancora per parecchi giorni. L'imminente peggioramento del tempo che sta arrivando sulla nostra provincia porterà un carico di piogge in 48 ore, equivalente in molte località del nostro territorio alla pioggia media mensile. Negli ultimi 10 giorni sull'Alto Vicentino sono caduti 200 mm di pioggia, il terreno è saturo. Nelle prossime 48 ore sono previsti picchi fino a 150 mm sulle pedemontane. È concreta la possibilità di allagamenti, smottamenti e esondazioni di piccoli corsi d'acqua. Il Bacchiglione a Vicenza, che il 27 ottobre aveva toccato i 190 cm, potrebbe superare i 3 metri nella giornata di martedì. Valori sicuramente non preoccupanti per la città, che ricorda gli oltre 6 metri dell'alluvione avvenuta il 1 novembre 2010. Martedì mattinata dal cielo variabile, le nubi più compatte le ritroveremo sull'arco prealpino. Tra pomeriggio e sera la nuvolosità sarà in aumento, quota neve 1600 metri, temperature massime in calo, valori non oltre i 15 gradi. Mercoledì sarà una bella giornata di sole, poche nubi, tuttavia lo zero termico in quota sarà in calo e con esso le temperature minime che in pianura torneranno intorno ai 4-5 gradi. Giovedì la mattina sarà poco nuvoloso, da metà giornata le nubi si faranno via via più compatte per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che porterà nuove precipitazioni. Attesi generalmente 10-15 mm di pioggia in pianura, punte di 20 mm sull'ovest vicentino. Per quanto riguarda la tendenza, rapido miglioramento nella giornata di venerdì. Il tempo nel weekend sarà molto buono, ampi spazi soleggiati, clima diurno gradevole. La notte non si escludono brinate in pianura. Non sono previsti altri peggioramenti del tempo almeno fino al 15 novembre.